Noi l'abbiamo arrestato per rapina impropria perché stava cercando di scassinare un bar e all'arrivo delle volanti ha manifestato segni di resistenza, di violenza contro gli operatori di polizia, così trasformando il reato. Questo è stato possibile per la tempestiva segnalazione arrivata al 113. I numeri di emergenza esistono e sono tali in quanto possono essere utilizzati dalla collettività. Se voi ci aiutate, noi miglioriamo il nostro lavoro in un ambito di collaborazione che ormai è dovuta. A sventare l'ultimo colpo che stava per verificarsi alle porte della città in zona Villaggio Dante era stato infatti proprio l'allarme lanciato da un vicino preoccupato per i rumori sospetti che aveva sentito, una segnalazione che aveva attivato l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine che avevano così arrestato un 24enne aretino pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, sorpreso dagli agenti con ancora le mani nel sacco, accovacciato davanti alla porta d'ingresso del locale che stava tentando di scassinare. Un ottimo esempio dunque di sicurezza partecipata. Noi ci siamo, noi però desideriamo essere aiutati dalla collettività, aiutateci ad aiutarvi, perché se le notizie circolano con velocità, noi siamo sul territorio, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, e possiamo veramente darvi una mano. Avvisateci, avvertite, perché come dico sempre, per qualsiasi fattispecie di reato è meglio un intervento che poi si risolve nel nulla che poi assistere impotenti, almeno quantomeno nei primi momenti, a un reato consumato.